Sono nella cittadella di Erbil, in Iraq. La storia di questa cittadella percorre più di 5.000 anni. La ricca storia di questo posto risale agli Assiri, ai Babilonesi, ai Greci, ai Romani, fino agli Ottomani e ovviamente ora a questa grande area curda. Questa particolare cittadella ha legami profondi con la storia biblica. Pensate a tutti quegli imperi e quelle guerre che si sono susseguiti, a tutto quanto è stato fatto. Questo è uno dei luoghi più a lungo civilizzati al mondo. Mi piacerebbe mostrarvi anche solo un poco questi luoghi. Quando sono qui, nella cittadella di Erbil, mi vengono in mente tutti quei periodi biblici importanti. I babilonesi, gli assiri, i persiani, che sono più concentrati in Iran, ma che hanno anche questo territorio, e perfino i greci e i romani. E non dimenticate i curdi. I curdi in questa zona sono i discendenti dei Medi dell'impero Medo-Persiano. Una cosa interessante è che tutti i profeti dell'Antico Testamento si riferivano a questo territorio dicendo che Israele stava diminuendo nella sua importanza, che non stava seguendo il Signore, e descrivevano i conflitti con Babilonia e l'Assiria. Poi nella Bibbia troviamo il servizio di Daniele a Babilonia e nell'impero Medo-Persiano. Tutte queste storie sono accadute qui, attorno a noi, in questa parte del mondo. Guardando l'essenza di queste profezie, notiamo in questi profeti alcune preoccupazioni principali. Una è che le persone dovrebbero seguire Dio. Davvero, i profeti affrontano il popolo di Dio dicendo che deve ravvedersi, volgersi verso Dio e seguirlo. La seconda è che non deve avere falsi dei nella propria vita. E la terza è che dovrebbe essere giusto e gentile verso gli altri. La previdenza sociale era estremamente importante per Dio e per quei profeti. Penso che potremmo prendere quei consigli sul serio. Possiamo essere umili e contriti. Potremmo liberarci di tutti i falsi dei nella nostra vita. Possiamo guardare gli altri ed essere gentili, generosi e giusti, in modo da rappresentare Dio in questo mondo. Vi volete unire a me in questo? Siate rappresentanti di Dio oggi.